Ciao a tutti, bentornati sul mio canale. Oggi video velocissimo, me l'hanno chiesto veramente in tanti tra YouTube e Facebook e ho deciso di portare questa specie, non direi tutorial perché tutorial è un'altra cosa, ma diciamo come video guida con qualche indicazione per quello che riguarda appunto la Challenger Road, il nuovo evento che la club ci ha proposto questa settimana, che durerà, da quello che ho capito, purtroppo una settimana soltanto. Infatti leggo come fine il 4 maggio. E in che cosa consiste? Consiste in una serie praticamente di partite, sono 30 partite in tutto, ognuna con determinati requisiti per essere portata a termine, vari livelli di difficoltà, varie ricompense, devo dire comunque ottime, veramente delle ottime, ottime, ottime ricompense. Purtroppo non proprio alla portata di tutti. Procediamo con ordine perché non ho moltissimo tempo a disposizione. Allora, dunque, le prime sfide sono tutto sommato le più facili. Diciamo che dalla sfida numero 1 alla sfida numero 15 non dovrebbero esserci particolari problemi. L'unica cosa è che bisogna appunto avere almeno un tot numero di giocatori a disposizione per completare. Per soddisfare le richieste, tipo vediamo subito dalla prima partita, segna il primo gol contro le medie Nankatsu usando solo giocatori di tipo tecnico. Ora, chiaramente, se uno non ha una squadra di 11 giocatori tecnici, si capisce che si blocca subito. Da qua il primo consiglio: non fatevi prendere adesso dalla mania dei pull. Domani, non so se sarà già oggi il giorno in cui pubblicherò poi il video. Comunque, ad ogni modo, al 30 di aprile ci sarà il Dream Fest. Le estrazioni del Dream Fest danno tutti i giocatori minimo SR garantiti. Se vi manca qualche giocatore per portare a termine queste sfide, non fatevi prendere dalla frenesia del pool a tutti i costi. Aspettate il Dream Fest. Al massimo, se proprio volete arrischiare, se nel Dream Fest non avete trovato nessuno, provate qualcosa nel banner che ci sarà eventualmente la settimana prossima, prima che chiuda la challenge. Però il mio consiglio, anzi, contando che chiude al 4, probabilmente il banner sarà quello ancora di adesso. Il mio consiglio è di non farsi prendere dalla frenesia del pool. Tanto comunque la Challenger Road tornerà più avanti. Aggiungeranno delle sfide oltre a queste 30, ma le prime 30 dovrebbero bene o male rimanere queste. Quindi non fatevi prendere dalla mania del pool. Puntate sul Dream Fest e vedete come va. Procediamo oltre: vince contro le medie Otomo solo con giocatori di tipo tecnico, stessa modalità. Sfida 3 solo con giocatori di resistenza. Sfida 4 solo con giocatori di resistenza. Questo è un pochettino più particolare perché bisogna fare almeno 3 gol in un tempo per portarle ai supplementari, visto che la partita parte già dal secondo tempo e si sta perdendo 3-0. Non è difficile, i livelli di difficoltà degli avversari fino a in questi livelli sono veramente veramente bassi e sono tutte abbastanza fattibili. Sfida numero 5, segna con una tecnica speciale di tiro. Credo che quasi, no, tutti abbiamo almeno un giocatore con una tecnica speciale di tiro qualunque, solo giocatori di agilità. Sfida numero 6, battere l'Accademia Tau. Sfida numero 7, vincere con il 4-2-1-3. Sfida numero 8, che si riproporrà più in là, più avanti, con un grado di difficoltà nettamente maggiore, fare una tripletta usando solo giocatori SR o inferiori. Se avete da parte un qualche giocatore anche baulato, tipo, che ne so, uno Schneider con il tiro di fuoco B, piuttosto che uno Yuga con un tiro di fuoco C, o qualcuno di questi, questa si fa molto facile. Si fa facile comunque perché qua il livello di difficoltà, ripeto, è molto basso e il portiere prende gol anche coi tiri normali, quindi non c'è necessariamente bisogno di avere un attaccante con il tiro ultra power, però diciamo che se c'è si fa prima. La cosa bella di queste sfide è che una volta che vengono soddisfatti determinati requisiti, non c'è bisogno di portare a termine la partita fino alla fine. Si blocca subito, sfida terminata e si procede oltre. Poi, numero 10, fai gol a Wakabayashi, abilità di squadre inattive. Anche qui poco da dire, bisogna far gol e glielo si fa.
Sfida numero 11, segna, ecco, la sfida numero 11 e la sfida numero 12 stanno rincontrando parecchia resistenza da parte dei giocatori online, perché molti non sanno come fare, come segnare con una palla bassa o con una palla alta. Per quelli come il sottoscritto, che per un mese, barra un mese e mezzo di gioco, hanno giocato prima con Margus in attacco, versione SR, e poi con Napoleon, quello rosso, non quello del Dreamfest, quello base. Diciamo che questi comandi li abbiamo imparati bene. Come funziona la questione della palla alta o la palla bassa? È molto più semplice di quello che sembra, ma se giocate sul cellulare e avete le ditona un pochettino spesse, può essere un pochettino, diciamo così, non difficile, ma meno immediata. Perché? Palla alta e palla bassa innanzitutto funzionano solo all'interno dell'area di rigore. Da qualunque parte il vostro attaccante riceve palla al di fuori dell'area di rigore, sarà comunque una palla rasoterra. Come facciamo a dargli la palla alta o la palla bassa? Innanzitutto possiamo anche già dare la palla al nostro stesso attaccante. Una volta all'interno dell'area di rigore, il nostro attaccante può alzarsi la palla da solo. Come? Semplicemente anziché passarla per dire, fare il classico passaggio a un compagno in cui si pigia col ditino nella parte dello schermo dove c'è il compagno di riferimento, si va a premere sul giocatore stesso, sullo stesso giocatore che sta portando palla. Qui, se si preme diciamo così, al bordo esterno del cerchiolino dell'icona del nostro giocatore, verrà una palla bassa. Loro dicono palla bassa, è una palla a mezza altezza fondamentalmente. Se invece riusciamo a cliccare esattamente al centro del nostro giocatore, il nostro giocatore si alzerà la palla, diventerà palla bassa. Quindi è tutta una questione praticamente di dove farsi l'autopassaggio. Autopassaggio sul bordo esterno dell'icona del nostro giocatore, palla bassa. Autopassaggio all'interno dell'icona stessa del nostro giocatore, palla alta. Funziona anche se non vogliamo usare il tiro con quel giocatore stesso, ma vogliamo darlo a un altro compagno. Noi entriamo all'interno dell'area di rigore, vediamo che l'altro compagno è all'interno dell'area di rigore e facciamo in modo di passare la palla a lui o all'esterno della sua icona o all'interno a seconda della sfida che dobbiamo fare. Non c'è bisogno di usare una tecnica speciale di tiro. Io avevo Napoleon che aveva il tiro a mezz'aria, ma non ho segnato con Napoleon col tiro a mezz'aria. Ho segnato con un tiro a mezz'aria qualunque, perché qua i portieri sono ancora abbordabili. Anche la palla alta non ho avuto bisogno di usare Margus col colpo di testa. Ho fatto un cross qualunque, ho utilizzato un colpo di testa qualunque, ho segnato e la sfida è stata completata a termine. Quindi qua non è necessario avere delle abilità particolari del proprio giocatore. Bisogna solo riuscire, la parte più difficile, appunto, alzarsi la palla nella maniera giusta. Non è immediatissimo, lo ripeto, ma non è difficile e comunque il livello di sfida è abbastanza basso, è assolutamente fattibile, stando lì a tentarci un pochettino. Poi procediamo oltre. Ribarta la partita con la Francia, solo giocatori di tipo tecnico, stessa cosa, fondamentalmente bisogna rimontare una situazione di svantaggio. Vinci con la formazione 4-2-2-2-A. Abbastanza semplice, vinci con la Giappone con la naz contro la nazionale giapponese under 16, giocatori stranieri più 50%. Da qui in su iniziano quelle un pochettino più difficilotte. Questo ancora si fa, basta avere una formazione di giocatori stranieri idonea, decente, e credo che a questo punto del gioco ce l'avremo in tanti, e comunque si sa. Sfida numero 16 è stata la prima sfida che ho dovuto rifare per più di una partita. Metti in campo Aoi e Gino Hernandez e vinci con un gol di Aoi. No, non vuol dire che dovete vincere 1-0 e l'unico a segnare deve essere Aoi. Potete vincere anche tipo 6-0 e fra questi 6 c'è un gol di Aoi. Qui cos'è che è difficile? La parte difficile è che i portieri iniziano ad avere la parata S16 e l'unico Aoi con un tiro S è quello che è uscito nel banner di questa settimana. Ci sono degli altri Aoi a disposizione, anche qualcuno farmabile da evento, mi sembra, quindi si può usare tranquillamente anche quello. Gli avversari non sono fortissimi,
Però Shingo, non avendo tiro, fa molta fatica a segnare. La tattica che ho usato io personalmente è stata di sfiancare il portiere quanto più possibile. Cioè, veramente, io prendevo palla e tiravo da ovunque. Quindi giocatori col tiro lungo tipo Matsuyama, Rivaul, Santana e compagnia bella, ma anche Kals, se avete il tiro lungo di Kals o Fredrik, lo svedese, va bene chiunque, tirate da ovunque, sfiancate questo portiere il più possibile e nel secondo tempo, quando avrete il power up disponibile, il full power disponibile, andate e provate a segnare con Aoi. Io l'ho fatto con la rovesciata, visto che lui aveva la rovesciata quella che batte sotto le gambe. Il mio è quello con la maglietta dell'Inter di uno dei banner precedenti, mi sembra del banner di marzo. Vado a memoria, eh. Io l'ho fatto con quello, ma avrei potuto tranquillamente farlo anche con un tiro normalissimo, perché il portiere veramente io l'avevo portato allo sfinimento, era completamente esausto. Quindi nel caso, fate così. Questa è una buona tattica che funziona anche se non avete una Aoi particolarmente forte. Fermo restando che da qua in poi i giocatori che schiererete in campo sarà meglio che siano maxati, non necessariamente portati allo stremo con i taccuini e tutto quanto, però almeno che siano a livello SR60 se sono degli SR o SSR80 se sono SSR. Quello è, da qua in poi inizia a diventare abbastanza importante. Sfida 17, metti in campo Tsubasa e Pepe e vinci segnando contro il Rio. Non c'è bisogno che segnino tutte e due, basta anche solo che segna Tsubasa. E che Pepe tocchi almeno la palla una volta nella partita. Tsubasa col tiro ce l'abbiamo penso quasi tutti. C'è anche quello con il tiro bifarmabile, la freccia del contrattacco. Nel caso perdete un po' di tempo a farmare freccia del contrattacco, se avete uno Tsubasa buono senza tiro, insegnatelo a lui, o altrimenti usate direttamente freccia del contrattacco. Ruolo 18. Vinci contro i candidati della nazionale giapponese usando almeno 5 giocatori del Real Japan 7. Cosa buona e cosa cattiva? Partiamo dalla cosa cattiva: 5 giocatori del Real Japan 7 non ce li hanno tutti. E questo purtroppo è un dato di fatto, come magari non tutti hanno 11 giocatori tecnici, 11 giocatori agilità, 11 giocatori resistenza. È anche facile che non tutti abbiano almeno 5 giocatori del Real Japan 7. Fortunatamente, come dicevo prima, tra poco c'è il Dream Fest e questi giocatori del Real Japan 7 di solito nel Dream Fest si trovano abbastanza facilmente, acquisiscono un bonus esagerato. Io avevo Ino del Real Japan 7 con il tiro B60 maxato. E ragazzi, veramente tirava giù i palazzi con quel tiro, quindi non è difficile come sfida, ma bisogna avere proprio quei giocatori lì. Poi vinci contro le giovanili thailandesi solo con giocatori giapponesi, chiaro e cristallino. Road 20, questa mi ha divertito un casino, è stata la seconda sfida che ho dovuto ripetere più di una volta. Metti in campo almeno 3 giocatori thailandesi e vinci la partita segnando 4 gol usando quei giocatori. Ora, io avevo Bunnak, portato a UR, avevo il Consawat SSR, quello che si otteneva settimana scorsa, forse anche adesso, non sono andato a controllare, con i ticket di serie, e poi avevo gli altri due fratelli Consawat, livello SR normale. Ragazzi, io nel primo tempo ho messo Bunnak in attacco, i giocatori thailandesi guadagnano, come prima, guadagnano dei bonus esagerati in questa partita. Bunnak mi sembra che aveva 18.000 punti di tiro ed era fuori ruolo. L'avevo messo in attacco, aveva 18K di tiro ed era fuori ruolo. Mi sembra che in difesa addirittura nella prima partita l'ho provato per caso, ho fatto un tiro dalla difesa, mi sembra che gli era arrivato tipo 30K di tiro, 30.000 punti di tiro tirando dalla difesa. Nel primo tempo, anche solo a mettere lui in attacco, basta fargli arrivare palla e tirare senza intercorrere in qualche blocco particolare e lui segna, perché Morisaki in porta è veramente veramente scarso. Nel secondo tempo è già un pochettino più difficile, perché entra Wakabayashi e Wakabayashi le prende, cioè nel senso para tanto Wakabayashi. Quindi stessa cosa, o lo si stanca per bene o comunque c'è poco da fare, si prova a bombardarlo fino a quando non si segna. Giocata bene, giocato un po' intelligentemente e con qualche giocatore
pompato nella maniera giusta. Secondo me questi 4 gol si fanno anche nel primo tempo. Io ne ho fatti 3 nel primo e 1 nel secondo, però è fattibile. E ripeto, tirate su di livello quanto più possibile i giocatori thailandesi, perché guadagnano dei bonus veramente favolosi. Sfida numero 21, segna 8 gol contro l'Uzbekistan, una cavolata assurda, io ero 7-0 a fine primo tempo. Sfida numero 22, segna una tripletta con Yuga, più difficile di quello che sembri, serve almeno uno dei due Yuga, dei tre Yuga contando che adesso c'è anche quello Blue Samurai, dei tre Yuga con un tiro buono. Io ho quello Raju, quel tiro Raju, l'ho fatto con quella. E, vedete di non mettere Yuga dove c'è Wairan, perché questo Wairan qui in questa road è particolarmente ostico. Vedete di metterlo dall'altra parte, in questo modo anche se si trova davanti qualcuno che gli fa il blocco non glielo indebolisce particolarmente più di tanto. È fattibile, però anche qua è molto più fattibile se si ha almeno uno di quei 2-3 Yuga buoni con il tiro buono. 23, vinci contro nazionale giovanile cinese solo con giocatori di tipo tecnico, non è un problema se non fosse che da quale squadra iniziano a essere veramente forti di loro, quindi bisogna avere comunque delle squadre all'altezza. 24, forma una formazione asiatica e ribalta la partita contro una selezione europea, stessa cosa, fattibile, però bisogna avere dei giocatori abbastanza forti. 25, questa per me, per il sottoscritto, è stata la sfida più difficile in assoluto. Anche quelle dalla 26 in su sono difficili, sono molto difficili, ma questa è stata veramente, secondo me, l'estremo dell'estremo. Vinci contro nazionale giapponese dei mondiali giovanili usando solo giocatori SR o inferiori. Ragazzi, io veramente a Benji non sapevo come segnargli. Aveva sia la parata S16 che la respinta S16. Quella cavolo di resistenza, di stamina, gli va giù pochissimo per volta, anche se usa delle parate di tipo S. Attaccanti SR, resistenza, con un tiro degno di nota, non ne avevo. Ho dovuto, diciamo così, rifarmare un pochettino Schneider, baulato con il tiro B, mi sembra che l'ho portato fino al B30, qualcosa del genere, e sono riuscito a segnare con quello dopo che l'avevo bombardato con Vulcan, con lo stesso Snyder, con tutti quelli che avevo, con il trequartista del Real Japan 7, che anche lui ha un tiro A, un tiro guidato A. Insomma, veramente gli ho tirato di tutto. L'unico trucco, tra virgolette, non è proprio un trucco, però una strategia si usa anche nelle partite di serie, che posso dare in questo caso, è: giocatevi il primo tempo, fate in modo di non subire gol e tirate quanto più possibile. Se riuscite entro la fine del primo tempo ad aver tirato giù un bel po' di stamina a Benji e non aver subito gol, proseguite col secondo tempo, altrimenti se vedete che avete fatto pochi tiri o se avete subito gol, prendete, uscite dal gioco e riavviate la partita, non perdete la stamina, riparte direttamente la partita dall'inizio e andate avanti fino a quando non riuscite a fare un primo tempo di questo tipo. Primo tempo di questo tipo è, come dicevo prima, quello in cui tirate giù quanta più stamina possibile a Benji e non subite gol. Una volta che passate al secondo tempo, fondamentalmente la tattica è la stessa: tirare quanti più tiri possibile per far scendere la stamina a Benji, stando ben attenti di non subire gol, e se vedete che riuscite a segnare entro, naturalmente, tipo il 40esimo, per dire, chiudetevi in difesa e finite la partita. Se vedete che subite gol o che non riuscite a fare abbastanza tiri per stancare Benji bene e eventualmente fare i gol prima della fine della partita, chiudete l'applicazione, riavviatela, ripartirete dall'inizio del secondo tempo e andate avanti fino a quando non ce la fate. Io sinceramente altre strategie non ne ho trovate. Magari qualcuno con i giocatori più forti di me ci potrebbe riuscire facilmente. Magari se il mio Schneider avesse avuto il tiro B60 forse ci sarebbe riuscito più facilmente. Considerate che tutti i miei giocatori erano SR con livello 60, non maxati completamente, ma erano comunque tutti SR livello 60. Meno di quello si può fare, sì, forse, dipende sempre dall'attaccante, ma è un rischio perché loro sono più forti di voi.
poche storie, la loro squadra è più forte della vostra, e anche se fosse forte come la vostra, le loro sono tutte tecniche S, le vostre no. Quindi bisogna molto giocarsela con strategia in questo caso. Road 26, segna due gol e spada usando il solo giocatore di tipo resistenza. Qua vale un po' il discorso che c'era prima per la tripletta di Yuga contro la formazione dell'Arabia Saudita, nel senso che comunque Yuga, al momento in cui io sto registrando, è forse il miglior attaccante di tipo resistenza in circolazione. Se avete uno dei due Yuga buoni, ce la si fa, aspettate di attivare il full power, gli andate Espadas, tirate col full power attivo, gli segnate un gol nel primo tempo, un gol nel secondo, si porta a casa. Non so se ci sono altri giocatori resistenza, al momento non me ne vengono in mente con il tiro S da poter usare. Ad ogni modo io ho usato questa strategia e funziona. Road 27 segna due gol nazionale giapponese con Ryoma Ino e Victorino. Non c'è bisogno che segnino tutte e due, io ho fatto una doppietta con Ino. Nel mio caso sono avvantaggiato perché ho Ino versione Dreamfest, ma si fa anche con Ryoma Ino versione Real Japan 7 se avete un tiro B60, perché comunque qua siamo sempre nell'arco dei portieri che hanno tutti una tecnica S16. Road 28, questa dalla 25 in su è stata in assoluto la più facile, ho vinto 3-0. Mette in campo Akai Matsuyama e Wakabayashi e sconfigge la nazionale giovanile svedese. Volendo qua potete anche subirlo un gol, alla fine vincete lo stesso. L'unica cosa che rompe un po' le scatole di questa sfida è che mi sembra che loro hanno il full power perennemente attivo e quindi loro buttano giù critici in ogni dove, ma la parte diciamo così un pochettino più difficile è solo quella di non prendere eccessivamente troppi gol, ma ripeto, potete anche subirne qualcuno, tanto qui i gol si fanno, il loro portiere ha anche lui la parata S16, ma non è forte, quindi se avete già dei giocatori forti voi di vostro in attacco, segnate. Io tranquillamente segnavo con Rivol da metà campo, per dire, quindi è assolutissimamente fattibile. Sfida 29, vinci contro nazionale giovanile brasiliana solo con giocatori giapponesi. Anche qui in realtà da spiegare c'è poco, dovete avere 11 giocatori giapponesi forti, perché da qua in su la difficoltà è data solo dal livello degli avversari che sono veramente forti. Stessa cosa per la sfida numero 30, metti in campo almeno 3 giocatori brasiliani e vinci contro nazionale giovanile giapponese. Ora, se non li avete, vanno bene anche quelli che trovate dagli eventi. C'è un Rivaul Baulato, c'è un Pepe, un Leo. No, Santana mi sembra che non... No, forse c'è anche un evento di Santana. I giocatori brasiliani guadagnano il 50% delle statistiche. Non è facile. Questa è veramente difficile perché Wakabayashi in porta ha le parate non più a livello S16 ma a livello S32. E perde veramente, veramente, veramente poca stamina ad ogni parata. Io gli ho segnato al secondo tempo supplementare, contando che io avevo Santana Verde, Naturesa da Dreamfest e Rivaul da Dreamfest. Quindi potete immaginare veramente io quanto ho tirato per fargli un gol. È stata veramente tosta. Qui dipende però fondamentalmente dalla vostra squadra. Se voi già avete degli attaccanti o dei giocatori comunque con dei tiri fortissimi, S7, S8, S10, quello che è, magari uno Schneider killer di Wakabayashi, magari la portate a casa un pochettino prima di me. Però qua ripeto, la difficoltà fondamentale di questa sfida, oltre che comunque i giocatori giapponesi in questione sono forti, è data proprio dal fatto che quello a Kabayashi con le parate S32, sia parata che respinta, veramente para anche le mosche, tira, neanche le zanzare passavano. Sfiancatelo, tirate, tirate, tirate e vincete questa benedettissima partita. Nota di rilievo per incentivare un pochettino così le persone a giocare: io l'ho notato dalla sfida 25 in poi, non so se iniziava già da prima, ma dalla sfida 25 in poi ogni partita, oltre che dare la classica dream ball di completamento dell'evento, dà 10 dream ball bonus, quindi sono almeno
25, 26, 27, 28, 29 sono almeno 50 dream ball dalla 25 alla 29. La 30 dà due ticket per la rimozione della tecnica secondaria. O almeno a me ha dato quelli, non so se può dare anche altro. Ad ogni modo, dalla 25 in poi sono 50, almeno 50 dream ball, 55 contando il completamento della partita, 55 dream ball garantite e due ticket per la rimozione della tecnica. Quindi, questo bene o male è stato una specie di riassunto e di tutorial quanto più veloce possibile per la challenge. E eventualmente, se mi sono dimenticato qualcosa, perché alcuni dati più specifici, alcuni bonus e malus più specifici escono fuori solo aprendo le determinate partite, e magari posso non essermele ricordati proprio tutti. Chiedetemelo pure, io comunque rispondo sempre appena posso, naturalmente, quando sono possibilitato. Proverò a dare quanti più suggerimenti possibili. Se vedete che non ce la fate perché non avete i giocatori, ripeto, non intestarditevi, piuttosto aspettate il Dreamfest e vedete come va. Se non ce la fate neanche dopo il Dreamfest, non è un problema. Questa challenge comunque tornerà, io presumo che tornerà lo stesso periodo del mese prossimo, con altre 5 partite extra. Iniziate ad accumulare un po' di giocatori e teneteli da parte. Se non riuscite a farli adesso, la farete dopo. E niente, ragazzi, spero di essere stato quanto più esaustivo possibile. Rimango a disposizione per chiunque avesse bisogno. Pace belli, ci vediamo col video del Dreamfest. Alla prossima.